amici sportivi e non sportivi, oggi proviamo a divertirci un attimo e proviamo a fare una stupidaggine. Strano, tra l'altro, perché di solito qui si parla di MES, di decreto salva stati, dell'Europa, delle implicazioni della moneta unica e anche naturalmente del presidente Bolsonaro. No, in realtà oggi parliamo di alette di pollo. Parliamo di alette di pollo perché, al netto del fatto che ci sono ancora le piume, quindi adesso le brasiamo. Oh, ragazzi, ho ordinato da Amazon un cannello. Cannello, accendi sigari. In realtà io lo uso per brasare le penne del pulaster. Ammazza quanto sta fumando intanto. Mamma mia, il pellet. Vabbè, dicevamo, allora, queste non le facciamo nel pellet, le facciamo nel gas. Potremmo anche pensare di fare nel keg. Vabbè, bando alle ciance. Allora, vedete che ho già tirato fuori questo affare qui. Questo affare qui è un prodottino, un accessorio che serve per mettere i fusi di pollo di solito. Io oggi, proprio perché sono un deficiente, vado a mettere le mie ali di pollo. Perché? Perché le voglio tenere sospese. Le voglio tenere sospese. Tenere sospese perché? Perché non voglio che si brasino. E voglio che, insomma, ci sia anche un discorso, un attimo di scenografia, perché io non è che posso semplicemente buttare la roba sulla griglia e farla alla carlona. Cioè, ormai dobbiamo diventare stellati, no? Capito? Ecco, per cui utilizzeremo, sì. Ma dai, Massimo, utilizziamo sto keg, dai, utilizziamo il keg, facciamolo nel carbone. Buone, non è che ci facciamo del ridere. Vabbè, allora, alette di pollo, mini marca delle carni, Sava Sandir. Adesso che cosa ci facciamo? Se avete visto il video del kebab che abbiamo fatto al Barbecue Lab, avete visto che abbiamo utilizzato come marinata una salsa barbecue, nel nostro caso Smoky Apple, mi sembra fosse... Boh, vabbè, di Popamis, credo, sì. E avete visto che abbiamo aggiunto dell'olio extravergine d'oliva per utilizzare una marinatura per un paio d'ore nel frigorifero. Facciamo la stessa cosa oggi, soltanto che al posto del kebabazzo, anche se lì in realtà poi ce l'ho nel sovracoscio di pollo, quindi più o meno stiamo sempre parlando di carne bianca, stiamo sempre parlando di pollo, utilizziamo l'olio extravergine d'oliva che abbiamo lì e poi questa Amazing Korean Barbecue Sauce. Che cosa si differenzia rispetto rispetto ad altre salse barbecue? Se mi avete visto fare altri video, ho utilizzato già un'altra salsa barbecue Korean style, in sostanza è sempre un pochino più agrodolce, per cui dovrebbe riuscire a dare un impulso alle ali di pollo in modo tale da renderle sia da un certo punto di vista spinte, sia da un altro punto di vista, come dire, dolci? Se è agrodolce, chiaro, no? Bravo. Per cui non andremo a mettere alcun rub, non andremo a mettere nient'altro, utilizzeremo magari soltanto un pochino di sale di cottura in modo tale da dare un'ulteriore spinta al tutto. Vediamo e proviamo a farlo. E vedete che sto andando a brasare tutte le piume che sono rimaste. Adesso ovviamente ripeto su tutti i miei alettoni e poi li buttiamo dentro una bacinella. Allora, siamo pronti, come ci siamo detti, giro di olio, non tantissimo, andiamo un pochino a massaggiare il nostro pollettino. Adesso ci prendiamo la nostra salsa barbecue e via alla grande. Ok, ne ho usato praticamente mezzo vasetto, bene così, mezza bottiglia anzi, più mezzo vasetto. Adesso non facciamo altro che ovviamente passare il nostro pulaster dentro la nostra salsa coreana e viene veramente fuori tutta l'Asia, che sembra una frase fatta, soprattutto che non vuol dire niente, però devo dirvi che si sente un po' quel misto di agrodolce che vi raccontavo all'inizio. Quindi poi magari non ci faremo mancare neanche qualche spennellata durante la cottura, useremo, come vi ho detto, il nostro appendicosce e adesso semplicemente però un paio d'ore dentro il frigorifero e poi direttamente sul nostro keg, quindi carbone, e quindi sono già carico adesso, non so voi. Allora, ragazzi, sono passati 2 ore e mezza in realtà e le mie ali di pollo sono diventate così. Qui abbiamo del carbone e qui abbiamo lo flighter, quindi adesso andiamo a accendere. E dopo circa 1 minuto e mezzo c'è la nostra fiammella. Lasciamo accendere il nostro carbone con grande calma, anche se non abbiamo la ceramica qui, quindi non è che si crepa. Facciamo accendere con delicatezza e intanto disponiamo le alette sul nostro favoloso supporto. E mentre il mio fuoco si accende, io ho già disposto, anche cercando di dar loro una certa distanza sociale, le alette di pollo. Vedete come sono belle irrorate di salsa? Vediamo un po' se basta o se poi servirà anche spennellarne ancora
durante la cottura. Come ci siamo detti, si sta accendendo dolcemente ed è ormai acceso. Manca soltanto questo pezzettone, qualche pezzettino laterale, però in 10 minuti, grazie allo flighter e grazie a un'accensione dolce, siamo riusciti ad accendere il nostro carbone. Abbiamo messo il kit di cottura in diretta, ma semplicemente perché così me lo tolgo dalle scatole, non è in giro, è lì, non metterò niente sopra, non metterò il sale che tanto vi fa arrabbiare. Metterò, per tagliare un pochino la cottura, soltanto il tipico... Ah, intanto qui si è suicidato una letta, è andata così, adesso la mettiamo a posto. Metterò soltanto questo vassoio e magari lo riempio d'acqua, chi lo sa, adesso vediamo un attimo. Oppure potrei tagliarlo con un pezzo di legno, il calore. Vabbè, adesso vediamo, ci ragiono un secondo. 175 gradi dentro al mio keg, adesso facciamo un'operazione di questo genere qua. Ed ecco fatto. Chiudiamo e lasciamo andare la nostra costruzione meravigliosa. Vedete che ho tolto i supporti laterali e i vassoi e anche le maniglie del keg, perché sto avendo qualche problema di spazio. È rimasto l'uovo, bene così. Adesso risalirà la temperatura, stabilizzandosi. Morbide morbide, le mie alette stanno andando a 175 gradi già da una ventina di minuti. Non voglio aprire, voglio godermi il momento quando le aprirò insieme a voi per la prima volta. Già, ma quando le aprirò? Allora, cerco di farle andare circa una mezz'oretta. Sono passati più o meno 15 minuti e poi vediamo. Sento sfrigolare, quindi probabilmente il piccolo grasso e parte della salsa barbecue sono caduti sul vassoio di acciaio inossidabile, che poi sarà un casino da pulire, ma amen. Però devo dire che il keg si sta dimostrando in grado di tenere la temperatura senza particolari difficoltà, e quindi continuiamo ad aspettare e continuiamo a vedere... Ma no, dai, sbirciatina. Anche perché così almeno vediamo se si è suicidata qualche aletta. Piano. Ecco, vedete, si sono suicidate tutte. Grande amarezza. Ammazza, oh. Che disagio. Adesso le metto a posto, va. Non senza fatica ce l'ho fatta. Adesso chiudiamo, va. Tra l'altro ci potevo pure arrivare. La carne si restringe in cottura, quindi cadono. E tre quarti d'ora dopo vorrei segnalarvi il colore che hanno preso queste alette, che sono ancora impreziosite della loro carica iniziale di salsa barbecue e che hanno lasciato andare tutto il poco grasso che avevano nella pan sotto, alla quale ho aggiunto un pochino d'acqua perché la situazione stava diventando incandescente. Siamo sempre intorno ai 175 gradi più o meno e adesso continuiamo e finiamo di cuocerle in modo tale che diventino sempre più cotte, sempre più meravigliose, si può dire. Vabbè, io lo dico uguale. Sono andate un'ora e danno tutta l'impressione di essere cotte. Sì, lo so. Avete guardato e vedete che ne manca una. L'una che manca è questa. Eccola qua. Così almeno adesso la proviamo. Allora, il pollo mi sembra assolutamente cotto. Adesso lo assaggiamo un attimo. Attenzione, eh. Buona barbecue c'è sopra, oh. Allora, 175 gradi non hanno reso la pelle così croccante, quindi adesso la tolgo dal supporto, vado a croccantizzare, poi mi mangio tutto, poi torno da voi. Però, gusto interessante. Un'oretta, magari un'ultima fase, toglietele da quella sorta di cottura in diretta che ho fatto io, che ho fatto perché mi interessava fare anche un po' di scena, no? Capito, in realtà può anche non servire eventualmente, basta una cottura in diretta standard e poi pam, pronti via, la buttate per far croccantizzare la pelle. E la pelle poi noi l'abbiamo croccantizzata ed è stato tutto molto armonioso, perché l'Amazing Korean è veramente una salsa interessante che può impreziosire le alette di pollo, che quando diventano belle scrocchiose veramente fanno la felicità di grandi e di piccine. Attenzione soltanto alle ossicine, ma questo non è medicina 33, quindi andiamo oltre quindi con una ricetta veramente semplice. Vi serve soltanto il tempo per marinare il pollo. Una volta marinato il pollo avete, diciamo, tutto il tempo dalla parte vostra, perché dovrete calcolare soltanto un'oretta intorno ai 180 gradi, prima in diretta, poi in diretta, in modo tale che le alette di pollo nella fase finale diventino appunto croccanti. Spero che questa roba vi sia piaciuta, a me è piaciuta e infatti è già finita da qualche giorno. Che tristezza. In chiusura, come sempre, tutti i nostri contatti: luca@bbcool.it per le domande, diana@bbcool.it per le informazioni commerciali, il Bordons e BB Cooler via Derek su Instagram per le immagini delle vostre alette di pollo.
Ovviamente io ho usato il supporto per fusi e appunto ali, potete tranquillamente farne a meno, puntare su una cottura in diretta standard come ho già detto e poi passare a croccantizzare la pelle. Ragazzi, noi ci vediamo la prossima volta. Come vedete, in questo periodo stiamo pubblicando alla gran più bella. Passa una 500 Abarth che in accelerazione raggiunge i 40 all'ora, perché poi c'è il limite, non può andare più veloce di così, però intanto quello 0,40 se l'è goduta alla grandissima.